raggio laser e accesso vietato sul Ponte Vecchio, domani avvii i lavori di puntellamento. Antenne sul Gappa, c'è anche una petizione pro ripetitori e mercoledì incontro a Bozzo con i cittadini. Bassano 1903 vendica la sconfitta dell'andata e vince 3-0 su Riese. Cattigliano è formato sul pari dal Bolzano. Aperto a luglio, sono già 900 le richieste di aiuto giunte allo sportello famiglia di Bassano. Rivoluzione delle strisce blu e gialle per i parcheggi in piazza Ferraglio e Viale dei Martiri. Sospetto rapimento di Luca Tacchetto in Burkina Faso, nel paese africano c'è molta instabilità politica. Buonasera telespettatori, apriamo subito il nostro telegiornale parlando del Ponte Vecchio, perché oggi c'è stato l'ennesimo controllo laser e l'accesso era stato vietato. Ci sono buone notizie però, perché già da domani inizieranno i lavori di puntellamento. Semaforo rosso, accesso vietato sul Ponte Vecchio sul Grande Malato per lavori in corso. Ma niente paura, è un ulteriore controllo effettuato con i laser per testare la situazione del ponte in vista dei lavori di restauro, perché ormai il tempo stringe e questo controllo fa ben sperare. Ormai sono ore contate per l'inizio dei lavori di puntellamento. Già da domani, dopodomani, dovrebbero iniziare per sostenere il ponte, quindi siamo in una fase cruciale dei lavori. I lavori stanno procedendo? La ditta sta lavorando in maniera importante, lacrimente già da un mese, da quando sono state completate le letture sono entrati in modo puntuale, compreso anche qualche fine settimana, sono stati presenti, hanno fatto molte cose, li stiamo seguendo passo passo. E quindi confidiamo insomma che rimangano nei tempi previsti, che vedrebbero per fine aprile le due stilate messe a posto e il ponte riportato abbastanza dritto. E torniamo a parlare del progetto Antenne sul Grappa. Mercoledì a Bolzo ci sarà un incontro aperto alla cittadinanza e intanto è partita anche una raccolta firme pro ripetitori. C'è di fatto un'altra raccolta firme iniziata circa 2 anni fa che ha raggiunto le 2000 adesioni a sostegno appunto della copertura telefonica nel Monte Grappa. Non solo petizioni contro, ma abbiamo sentito dal sindaco di Borso del Grappa, Flavio Dall'Agnol, anche una raccolta firme per promuovere la copertura telefonica sul Grappa, una richiesta legata soprattutto alla necessità in caso di soccorsi, che parte proprio dal comune del Trevigiano, che ha un'ampia superficie sul massiccio. Borso ha 2/3 del territorio, nel nostro territorio, che è pari a 33 km quadrati, ben 2/3 sono nel massiccio del Monte Grappa. Quindi Borso diventa il principale attore in tutta questa vicenda? Diciamo che per morfologia del territorio e per catturare, permettetemi questo termine probabilmente improprio, questo segnale, si è deciso proprio su questo grande progetto che vede tutti i 7 comuni dell'Unione Montana di partire proprio da Borso per dare il primo step dei lavori. Ricordo anche che questo intervento è finanziato al 50% dall'Unione Europea e al 50% dal territorio del Monte Grappa, perciò da tutti i comuni trevigiani, da Borso da Grappa a Pederoba, che hanno investito, accumulato risorse nel passato, accantonato risorse economiche nel passato, e nel 2016 tutti i sindaci hanno deciso di investirli per questo grande progetto. Progetto che dopo domani, mercoledì 23 gennaio dalle 20:30, sarà discusso e illustrato alla cittadinanza nella sala consiliare del municipio di Borso. Questa serata come sarà strutturata? Come l'avete pensata? Allora, l'abbiamo pensata chiedendo la collaborazione da parte dell'ARPAF e da parte del Dipartimento della Salute, dell'USL 2, interverranno appunto dei medici, delle persone preparate, le quali assieme all'amministrazione cercherà di dare le risposte alla comunità, alla cittadinanza, che in una maniera corretta, civile, ha manifestato delle perplessità sia per quanto riguarda i termini della salute umana sia per quanto riguarda anche in termini di paesaggio, di deportamento del paesaggio del territorio. Sabato c'è stata la consegna dei premi in occasione di San Bassiano, patrono della città, e nei nostri telegiornali vi abbiamo mostrato la cerimonia con tutte le immagini e le interviste in diretta, e questa è stata anche un modo per riflettere sul senso di comunità.
Una sala da ponte gremita, come vi abbiamo ampiamente mostrato nelle nostre dirette in occasione della consegna dei premi San Bassiano, cultura a Luigi Bonotto, città di Bassano alle sorelle Manfrotto. Un momento per riconoscere chi si è distinto nel mondo dell'associazionismo, della cultura, dello sport, portando alto il nome della città, ma anche l'occasione per fermarsi e riflettere. Il sindaco Poletto ha lanciato un messaggio a conclusione del suo mandato amministrativo. Molti mi chiedono quali siano le maggiori, più importanti esigenze della nostra città. Io rispondo sempre, ce ne sono parecchie, legate voi alla viabilità, voi al recupero di alcuni edifici, voi all'implementazione di qualche attività in particolare. Però l'esigenza più importante, che vedo leggermente a rischio, perché non ho una visione drammatica della realtà, è che corriamo il rischio di perdere la gioia, il favore nei confronti dei rapporti personali e soprattutto anche dei corretti rapporti personali. La politica nasce innanzitutto in rapporti corretti nei comportamenti e anche nel linguaggio. Quando invece si alzano muri o si tende a criminalizzare l'avversario, lì si pongono le pietre d'inciampo che sono pericolose per il nostro futuro. Necessità di dialogo, di riscoperta della nostra tradizione, della nostra cultura, nel senso completo di comunità, al di là dei colori politici. La politica ha sempre dei grossi limiti, fortunatamente ci sono tante persone che lavorano nel nostro tessuto economico e sociale che tanto danno senza chiedere nulla, quindi veramente sono un modello da seguire e soprattutto anche per la politica. Comunità significa fare delle cose insieme e soprattutto fare delle cose anche per gli altri. Qui c'è il mondo dell'associazionismo, dallo sport alla cultura, alla scuola. Ecco, io credo che è un bellissimo messaggio che diamo soprattutto ai giovani, essere impegnati in attività che possono lasciare in consegno un messaggio. Siamo al calcio, 12esima vittoria su 12 sfide del Mercante per il Bassano 1903. Il Bassano vendica la sconfitta dell'andata e rifila 3 reti all'Union RSV, confermando l'imbattibilità casalinga ed infilando la 12esima vittoria consecutiva in via Piave. Avanti di una rete dopo il primo tempo, grazie al rigore realizzato da Frangu per un atterramento in area di Savio, i giallorossi trovano il raddoppio al decimo della ripresa, proprio con lo stesso Savio, al termine di una triangolazione con Scamagatta e Frachesen. La rete del definitivo 3-0 porta la firma di Baldissera, bravo a portare a termine un'azione corale e a realizzare la sua prima rete in giallorosso. Sempre bello segnare, ai difensori mi capita spesso, ma è bello, molto più contento però per il risultato della squadra. Ancora una volta dunque, nonostante l'emergenza in difesa, i giallorossi incassano i 3 punti e dimostrano di avere 24 titolari. Avevamo di problemi a livello tra squalifiche e discorso di infortuni, però sono contento per i ragazzi che ha giocato oggi dall'inizio, perché questa è la dimostrazione, come li vedo in settimana, che si allenano sempre a 1000 all'ora, ed è giusto anche quei ragazzi che magari sono qua dal 6 agosto con noi, che stanno conducendo questa battaglia, che si prendono queste soddisfazioni. A parte il risultato, sono veramente contento per questi ragazzi. Ma siamo sempre più capolista solitaria, grazie anche al pareggio dell'Azzurra San Drigo, diretta inseguitrice, fermata in casa dal Tezze. E dalla vittoria del Bassano al pari casalingo del Cartigliano. Partiamo dalle note positive. L'ottima prestazione del Cartigliano, che ieri nella sfida casalinga contro Bolzano ha messo in campo il suo gioco per 90 minuti, mostrando tutto il potenziale. Peccato però che tanto non sia bastato per portare a casa 3 punti che avrebbero consentito ai bianco-blu di agganciare proprio gli altoatesini in classifica. Gli uomini di mister Farronato invece hanno dovuto accontentarsi di un pareggio, un solo punto, che poco serve in una domenica in cui tutte le dirette inseguitrici hanno fatto bottino pieno. In vantaggio nel primo tempo, come al solito di Gennaro, il Cartigliano si fa rimontare a 10 minuti dalla fine da una prodezza di Cattina dal limite. Inevitabile a fine partita la delusione del tecnico bianco-blu. Abbiamo concretizzato poco, diciamo, perché solo un gol, infatti non è bastato, ma le partite sono lunghe, le squadre non molla nessuno, abbiamo fatto un buon primo tempo, ho giocato anche bene, con buona intensità, le abbiamo messe in difficoltà, ma non siamo riusciti a fare più di un gol, le partite restano aperte e loro hanno attaccato in massa nel secondo tempo, hanno trovato un altro gol e dobbiamo accettarlo, abbiamo fatto qualche errore di inesperienza, di le solite cose che fanno parte del calcio. Ma... Aperto da poco più di 7 mesi, lo sportello famiglia ha già dato risposta a quasi 1000 bassanesi.
Come posso ottenere un contributo economico? In quale scuola posso iscrivere mio figlio? A chi posso rivolgermi per trovare una badante? Sono queste solo alcune delle domande a cui è pronto a rispondere lo sportello famiglia del comune di Bassano, attivo già da qualche mese in via Jacopo da Ponte negli spazi dei servizi sociali. È possibile venire, fare appunto, per presentare la propria domanda, e quello che si troverà è non soltanto un ascolto e un aiuto a comprendere come indirizzarsi nel territorio, ma abbiamo creato una banca dati mettendo dentro tutte quante le realtà del territorio, private, pubbliche, di volontariato, che offrono il loro servizio, e quindi come dire una platea dei servizi per aiutare le famiglie a orientarsi nel nostro territorio. Già 900 le persone che si sono rivolte allo sportello nei suoi primi mesi di vita. Le richieste avanzate dagli utenti sono state le più svariate. Sono sia un aiuto per la difficoltà economica, se i servizi sociali arrivano, ma anche un orientamento per l'istruzione, ma anche capire se ci sono dei corsi di italiano, per esempio, ma anche come cercare lavoro, quindi sono veramente svariate. L'idea è proprio quella di offrire un'ampia risposta a tutte le domande che ci possono essere. Devo dire che per il momento effettivamente è stato così. Da qualche giorno all'esterno dello sportello è stata posizionata una cassetta della posta disponibile a ricevere richieste 24 ore su 24 anche in anonimato. Grazie al nuovo sportello Bassano è entrato a far parte del network dei comuni amici delle famiglie, che conta oggi la presenza di 40 amministrazioni locali in tutto il paese. E da domani nuova modifica dei parcheggi in centro città. Sentite. A Bassano, ennesima rivoluzione dei colori in Terraglio e Viale dei Martiri, dove domani mattina inizieranno gli interventi di risegnatura dei posti auto in centro storico. Le modifiche prevedono Piazza Terraglio solo per i residenti e nel lato est l'istituzione di 15 nuovi posti auto giallo-blu e due nuovi posti per disabili. Viale dei Martiri tornerà blu a pagamento, quindi con soppressione di altrettanti posti gialli destinati ai residenti. In salita Marnian, attualmente a doppia funzione pagamento residenti, solo posti a pagamento. Nuova settimana, nuovo TG Linea Aperto che continua ad occuparsi di degrado, ma con il seguente quesito posto a voi telespettatori. Rifiuti abbandonati sul nostro territorio, scriveteci la vostra opinione via sms, fax oppure via email. E parliamo ora di un importante contributo che è pronto ad arrivare nel bassanese per sviluppare la cultura. Ammonta a 450.000 euro il contributo assegnato dalla Fondazione Cari Verona per il progetto Comunità Cultura Patrimonio per il contrasto alla povertà culturale, che vede coinvolte ben 12 amministrazioni comunali del comprensorio, capitanate dal Comune di Bassano assieme all'URSS 7 Pedemontane e a diverse fondazioni. Il progetto prevede la realizzazione di spettacoli, eventi e processi di valorizzazione del territorio, che andranno dalla residenza di artisti ad interventi di street art, dalla creazione di video urbani a laboratori per i più piccoli e molto altro ancora, il tutto allo scopo di creare rete e collaborazioni tra i comuni in ambito culturale. E dopo San Bastiano, a San Sebastiano si premiano gli agenti della polizia locale. Giorni di festa per la città di Bassano, una quindicina di riconoscimenti consegnati oggi nella sala dell'armamento ad altrettanti agenti della polizia locale con più di 15, 20 e 30 anni di servizio. Un appuntamento voluto proprio in questo 21 gennaio, giorno di San Sebastiano, il patrono dei vigili. Con l'occasione sono state consegnate anche le medaglie agli agenti che negli anni di servizio sono passati di grado. Presenti il sindaco Poletto e l'assessore alla sicurezza Angelo Vernillo. E proseguono le indagini sulla scomparsa di Luca Tacchetto in Burkina Faso ed il suo sospetto rapimento. Il paese africano infatti sta vivendo in questi giorni una fase di forte instabilità politica. La Procura della Repubblica di Roma, competente per gli italiani all'estero, ha cambiato il fascicolo senza indagati e ipotesi di reato aperto in un primo momento per la scomparsa in Burkina Faso dell'architetto di Vigonza Luca Tacchetto e della sua compagna di viaggio Edith Blaise, ed ora procede per il reato di sequestro di persona a scopo di terrorismo. In Burkina Faso autorità italiane e canadesi sarebbero impegnate in una difficile fase di individuazione di un interlocutore affidabile per il presunto rapimento che si sospetta essere opera di uno dei gruppi che gravitano nella galassia
e jihadisti attivi nell'area. Un lavoro complesso e svolto nel massimo riservo in una situazione tutt'altro che semplice. Fra i paesi più poveri del mondo, il Burkina Faso è oggetto negli ultimi anni di incursioni di bande armate radicalizzate che prendono spesso di mira cittadini occidentali. Un quadro di incertezza nel quale in questi giorni il primo ministro Paul Kaba-Tieba ha presentato le dimissioni del proprio governo e tra i motivi che hanno portato alla crisi dell'esecutivo c'è anche la crescente apprensione che si registra sul fronte della sicurezza. Ora parliamo di un lutto che ha colpito la comunità di San Martino di Lupari. Mai banale, acuto osservatore del mondo sportivo, presenza costante nella vita sociale della nostra comunità. Con lui se ne va un pezzo importante del nostro paese. Così il sindaco di San Martino di Lupari, Gerry Boratto, ricorda Marco Aluigi, noto opinionista sportivo, scomparso all'improvviso all'età di 64 anni. Arrivato in Alta Padovana per amore dalla sua Genova, Aluigi era conosciuto per essere stato per anni allenatore della società sportiva La Cogitana. Lascia la moglie Maria Chiara e il figlio Lorenzo. I funerali di Marco Aluigi si terranno mercoledì alle 15 nel Duomo di San Martino di Lupari. E vi ricordo, come ogni lunedì sera, l'appuntamento con Mirella Tuzzato e i Veneti Schiacciati. Allora sentiamo qualche anticipazione. Da cosa si può riemergere? Dalla disperazione, dalla solitudine, dalla malattia. Però ce la possiamo fare. E poi cosa faremo? Noi vi aiuteremo. I Veneti Schiacciati, cosa hanno combinato nel 2018? Ne parliamo questa sera con la tesoriera. I giovani in agricoltura, quanto bravi sono, quanto amano il loro lavoro e i loro prodotti. Questa sera 21.15, canale 18, Rete Veneta, non mancare. Non perdete quindi l'appuntamento. Invece vi ricordo le previsioni del tempo di domani. Grazie dell'attenzione e una buona serata a tutti voi. Scegli tra oltre 50 tipi di salumi senza additivi chimici. Ora il gusto e la qualità sono più convenienti. Cotto Veroni pacco famiglia Tretti, 2,80 €. Mortadella con cuore pacco famiglia Tretti, 2,80 €. Le previsioni per domani. Tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo parziale nuvolosità medio-alta nel pomeriggio sulle zone meridionali della pianura. Nelle prime ore del mattino non si esclude qualche foschia o locale nebbia sulle zone sud-occidentali della pianura. Precipitazioni assenti. Temperature, valori senza sensibili variazioni. Mari poco mossi. Cherubin, scopri tutto il buono dei formaggi locali del Grappa a 9,90 € al chilo e assapora ogni giorno il carnevale con le nostre fresche frittelle. Cherubin, aperti con orario continuato in via Gobbi a Bassano.